Normalement, je ne dois pas en rajouter, mais c'est difficile de ne pas vous remercier, vous féliciter pour cette excellente Krug Encounter. Allora, non dovrei aggiungere altre parole, però è difficile resistere alla tentazione di farvi tanti complimenti, di ringraziarvi per aver partecipato a questo Krug Encounter. Et donc le ton va être donné par le pays qui a les plus formidables Krug Lovers, l'Italie. In realtà il tono ce lo darà il paese che ha tra i più fantastici programmi dell'Italia. Vous n'êtes pas la Coupe du Monde, mais c'est beaucoup mieux d'être ici. Certo, non ce l'avete fatta entrare nel campionato, nella Coppa del Mondo, però è molto meglio essere qui. Voilà. Pourquoi la musique a toujours fait partie de Krug? Allora, perché la musica ha sempre fatto parte? Vous savez, il y a une musicalité quand on déguste Krug. Quando si degusta Krug, c'è una musicalità. Et on n'a pas besoin d'être un expert pour rencontrer ces sensations. Et non serve assolutamente essere esperti per capire e provare queste sensazioni. C'est vraiment comme avec la musique. È proprio la stessa cosa che accade con la musica. Moi je me souviens très bien de ma petite fille Blanche quand elle avait 8 ans, un jour il y avait un morceau classique et elle m'arrête. Allora io mi ricordo benissimo che una volta quando mia figlia la più piccola aveva 8 anni, ha sentito un brano di musica classica e mi ha fermato. Elle me dit, papa, c'est quoi cette musique? J'entends tous les instruments. Et mi ha detto, papà, ma questa che musica è? Perché si sentono tutti gli strumenti. Et une dégustation de Krug, c'est un peu ça. Ecco, questo è quello che accade durante una degustazione. C'est pas un moment technique. Non è un momento tecnico. Et pourtant, des moments techniques, il y en a des centaines en amont avec Eric et son comité de dégustation. Et mentre però Eric e il suo comitato di degustazione ne trascorrono a centinaia di momenti tecnici. Mais c'est du plaisir. In realtà è solo piacere. Et souvent quand on fait quand je donne une dégustation de Krug à des gens qui sont pas techniciens, je leur suggère de fermer les yeux et d'écouter la musique de Krug. E spesso quando faccio una degustazione di Krug con persone che non sono esperte o tecnici, io consiglio a queste persone di chiudere gli occhi e di ascoltare la musica di Krug. Et vous savez, il y a tout de suite cette explosion de saveur, la musique remplit le volume de la bouche. E immediatamente si sente questa esplosione di sapori e la musica riempie completamente la bocca. C'est extrêmement intense. Con una intensità assoluta. Un vrai feu d'artifice aromatique et puis on va passer par toutes les sensations possibles. Un vero e proprio fuoco d'artificio aromatico e si attraversano una dopo l'altra tutte le varie sensazioni. Et ça, tous les jours de ma vie, je le rencontre. E questo a me succede ogni giorno. Alors, il y a certaines conditions. Certo, ci sono alcuni requisiti da rispettare. Certaines que vous connaissez bien, la température du champagne qui doit pas être servi trop frais. Alcuni li conoscete, la temperatura di servizio, quindi lo champagne non va servito troppo freddo. La forme du verre qui est très importante pour révéler la musique du champagne. Anche la forma del calice che è molto importante proprio per rivelare la musica dello champagne. Et devant vous d'ailleurs, vous avez les deux verres créés par Eric Lebel et son équipe. Peraltro avete davanti a voi i due calici creati da Eric Lebel e dalla sua equipe. La grande cuisine, on connaît bien sûr. La grande cucina, lo sappiamo bene, la gastronomia. Et puis aussi la musique. E poi anche la musica. Et on s'est rendu compte que quand on ajoutait la musique à l'expérience de dégustation, on avait beaucoup plus. Che quando aggiungevamo la musica all'esperienza della degustazione, la sensazione aumentava, veniva appunto ça, amplificata. Ça tombe bien parce que j'ai toujours entendu Eric, mon papa, mon grand-père dire que leur travail c'était un peu le travail d'un compositeur. In realtà io ho sempre sentito Eric, mio padre, mio nonno dire che il loro lavoro era esattamente lo stesso del lavoro di un compositore. Choisir des instruments, des musiciens, écouter leur personnalité, leur individualité, et puis choisir ceux qui viendront jouer la grande musique de Krug. Scegliere alcuni strumenti, alcuni musicisti, ascoltarli tutti individualmente per capire le loro caratteristiche e poi scegliere quelli tra di loro che avrebbero suonato la grande musica di Krug. Et c'est ça la grande cuvée, la 166e édition, c'est la 166e fois que Krug a rassemblé des individualités pour les faire jouer ensemble. Le rêve de Joseph Krug. In realtà la 166esima edizione è proprio questo, è la 166esima volta e sono stati scelti una serie di strumenti virtuali assemblati
per far suonare insieme la grande musica che era poi il sogno di Joseph. Et vous vous souvenez Joseph qui écrit la première ligne de son carnet? Et vous ricordate quello che ha scritto Joseph nella prima riga del suo diario? On ne peut obtenir un bon vin sans y employer des bons éléments de bonne origine. Non si può ottenere un buon vino senza adoperare buoni elementi di buona provenienza. Il aurait pu écrire: on ne peut faire une bonne cuisine sans avoir des bons ingrédients de bonnes origines. Avrebbe potuto scrivere anche: non si può fare preparare un buon piatto senza adoperare buoni ingredienti di buona provenienza. Et ça nous a emmené à notre thème du Krug single ingredient depuis 5 ou 6 ans. Ed è questo che ha ispirato che ispira da 5 o 6 anni il nostro tema, il Krug single ingredient. Et puis ça peut nous emmener à la musique. On ne peut pas faire une bonne musique sans avoir des bons musiciens avec des bons instruments dans les mains. Ed è lo stesso anche per la musica. È impossibile suonare una buona musica senza avere buoni musicisti che suonano, che utilizzano buoni strumenti. Et là, je crois que Sylvia a quelque chose à partager avec nous. Et bon appétit. Credo che Silvia abbia qualcosa da raccontare. Bonne dégustation. Grazie. Buona dégustation. Mentre vi serviranno Krug Grand Cuvée 166esima edizione, ho il piacere di presentarvi gli Swing Growers, che sono qui, che aspettano di fare la loro performance per noi, o meglio di fare il loro abbinamento, l'abbinamento che hanno pensato appositamente con Krug Grand Cuvée. Lascerò fra poco la parola loro per raccontarvi anche l'esperienza che hanno vissuto in Maison, perché sono stati accolti da Maggie, da Aliette e da tutto il nostro team direttamente a Reims. E loro sono gli Swing Growers, nome inglese, ma arrivano da Palermo. Ci sono piaciuti molto perché è un mix, il loro è un blend per diciamo trovare questa assonanza con lo champagne, di elettronica, swing, jazz, quindi è davvero qualcosa che è più maverick, oserei dire, anche quindi più anticonformista, così come il nostro fondatore della Maison. E ci piaceva perché dava appunto quel twist un po' diverso e un po' più giovane, un po' più allegro anche per il nostro pranzo. Lascerò la parola a Loredana, che ci racconterà che cosa hanno immaginato e che cosa hanno pensato in abbinamento alla Grand Cuvée. Grazie. Grazie. Intanto buongiorno a tutti e abbiamo avuto l'onore e il privilegio di essere ospitati alla Maison Krug e non abbiamo parole per ringraziare Olivier e tutto lo staff che ci ha accolti veramente in maniera carinissima, e abbiamo potuto vivere l'esperienza Krug for Music in prima persona e sentire proprio appassionarci davvero allo champagne Krug. Il Krug Grand Cuvée è una sinfonia in cui ogni vino che è contenuta al suo interno ha un ruolo, come appunto un musicista di un'orchestra ha un ruolo fondamentale e dà il suo contributo perché la sinfonia suoni nella sua interezza. Quindi abbiamo deciso di abbinare una canzone in cui sono presenti le sonorità dell'orchestra grazie a dei samples che abbiamo utilizzato, dei samples antichi, degli antichi vinili degli anni 20, delle orchestre degli anni 20, mixate appunto con le sonorità moderne della musica elettronica. Inoltre questa canzone ha un titolo e un significato che in dialetto siciliano, è scritto in dialetto siciliano, e si intitola Senza Fiato, che vuol dire senza fiato, perché come potrete assaggiare, praticamente il vino Grand Cuvée, lo champagne Grand Cuvée vi lascerà senza fiato fin dal primo